chi si avvicina a fare l'attività di volontariato sicuramente lo fa perché vede la immediata utilità pratica dell'attività, del servizio che svolge per la sua comunità. Quindi è molto importante che i volontari siano tecnicamente in grado di assistere le persone, di fare rispondere ai loro bisogni anche in modo efficace. Chi ha lavorato anche da ultimo in occasione del terremoto nelle regioni del centro Italia lo sa, la gente ha perso tutto e in quel momento fornire un riparo, un pasto, qualunque diciamo barlume di normalità diventa fondamentale, ma non è tutto lì, anzi, quello è solo la cornice, mi verrebbe da dire la punta dell'iceberg, cioè la parte meno importante del lavoro che viene fatto dai volontari, perché i volontari di fatto creano con le persone che vanno ad assistere delle relazioni molto forti e la differenza in questo caso la fa la capacità di sapere superare l'aspetto tecnico e di concentrarsi invece sull'importanza, che è un'importanza di vicinanza reale, di dare senso, corpo, braccia, gambe ai temi della solidarietà, che non sono solo parole ma diventano cose molto concrete, relazioni tra le persone, perché quello è il punto che conta veramente. AMPA su questo ha sempre avuto una sensibilità particolare, perché la scelta per esempio di investire risorse importanti di tempo innanzitutto di chi partecipa a questa attività dedicandoci dei fine settimana nel corso dell'anno e dedicarci anche delle risorse che sono quelle che magari il Dipartimento mette a disposizione, ma non solo, vuol dire avere capito che questa è la cosa che conta, cioè che al di là delle capacità tecniche, del mezzo, dell'attrezzatura, ciò che conta sono le persone. Il vero patrimonio dell'associazione sono le persone e sono le capacità con cui queste persone si confrontano con le situazioni in cui sono chiamate ad operare. Oggi comincia in concreto il percorso della seconda cascata formativa. Un percorso che porterà ad aumentare le capacità dei nostri volontari che vengono impiegati soprattutto nelle emergenze di protezione civile. È il proseguo di una cascata che ci ha dato, credo, delle grosse soddisfazioni che abbiamo potuto apprezzare da Amatrice all'altra settimana. Una cascata nata sulle esperienze dell'Aquila, di Mirandola e dei campi di Novi in Emilia-Romagna, dove già lì fummo impegnati. Questa seconda cascata va a perfezionare alcuni settori che già erano in essere, ma con questa cascata credo che le andremo a perfezionare ulteriormente e quindi potranno dare dei risultati migliori ancora sul campo. Da ringraziare tutti per l'impegno e per la professionalità che hanno messo, dalle selezioni dove abbiamo selezionato un numero importante di volontari, fino a far sì che oggi avessimo qua ciò che era emerso di migliore sulla selezione fatta.